E oggi parliamo di lei, della Renault Clio E-Tech Full Hybrid da 140 cavalli. Lei, per chi già mi segue da qualche tempo lo sa bene, è la mia auto di tutti i giorni, un'auto che guido ormai da 2 anni con ben 28.000 km e rotti, e oggi sono pronto a raccontarvela appieno. Vi voglio raccontare tutte le sfaccettature di un'auto che secondo me è davvero un ottimo affare e lo diventerà di più nei prossimi mesi, visto che è prevista l'uscita della Renault Clio 6, modello successivo a questa, e che la renderà sul mercato un prodotto davvero molto interessante, soprattutto nel mercato dell'usato. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere come si presenta all'esterno e dopodiché andremo a vedere ovviamente gli interni, come si guida e la particolare tecnologia che motorizza questa vettura. Sul lato frontale è qualcosa di fantastico, a me piace particolarmente con questa calandra che evidenzia proprio il marchio e che forse il video non rende abbastanza, ma proprio forma quasi un effetto tridimensionale. Queste nervature sul cofano danno un non so che di sportiveggiante, che non è propriamente il suo stile, ma lei si adatta molto bene, riesce a fare un po' bene tutto. Queste cromature a me piacciono un sacco e i LED sono qualcosa di fantastico. Fari full LED in questo allestimento, ma se non erro sono di base in tutti gli allestimenti. In basso noi abbiamo i sensori con poi qui l'annessa griglia, e una cosa che a me ha tanto sorpreso quando ho visto quest'auto, vedete queste? Queste sono delle prese d'aria che molte auto hanno finte come mero vezzo estetico, in realtà qui sono reali, sono vere, quindi questo è davvero un canale da cui passa un flusso d'aria per migliorare l'efficienza aerodinamica. Come vedete ed è la mia prima auto personale, quindi ci ho fatto un po' di esperienza su. Questi sono i suoi cerchi Lega, che ovviamente non possono essere perfetti per forza di cose. Il laterale si presenta secondo me anche qui molto sobrio, ma che bada tanto alla sostanza. Ottimi gli specchi, abbastanza grandi, non fanno blocco, lo vedremo poi anche dentro, regolabili internamente e con l'indicatore anche qui laterale, ovviamente a LED. Parte laterale molto pulita, beige E-Tech Hybrid, vi spiegherò dopo che cosa vuol dire perché fa molto in quest'auto. E qui invece abbiamo le maniglie posteriori che sono qui sul lato. Io non vedevo questa tipologia di maniglia dalla Y anno 99 che aveva mio nonno. Non è una cosa in negativo, attenzione, non è assolutamente un qualcosa in negativo, ma è un qualcosa a cui bisogna farci l'abitudine. Personalmente non mi dispiace, perché comunque lascia il laterale molto pulito, quindi anche a livello aerodinamico secondo me non è male, e a livello di impatto estetico a me non dispiace, mettiamola così, non dispiace. Pocchettone per il serbatoio della benzina che si trova sul lato destro e posteriore, che anche qui secondo me fa la vera porca figura. Anzitutto guardatela un attimo, guardatela così. Non vi richiama qualcosina? Secondo me qualche libera ispirazione c'è, non mi dispiace, anche perché questa libera ispirazione è stata comunque molto personalizzata da Renault, e la cosa, vi ripeto, non mi dispiace per nulla, mi piace davvero molto il posteriore di quest'auto. Anche dietro troviamo l'indicazione E-Tech Hybrid, ricordo questa è una vettura full hybrid, è molto pulito il dietro, nel mio caso poi giù anche i sensori. Questo lato invece voglio farvi vedere questo dettaglio che a me piace moltissimo. Davanti abbiamo dei freni a disco neanche troppo nascosti, e anche questa cosa a me piace alquanto, freni a disco che comunque non si utilizzano spessissimo, efficaci, ma non si utilizzano spessissimo, vi dirò tra poco il perché. Mentre dietro abbiamo dei tamburi che servono anche in gran parte a ricaricare la batteria, che è posizionata qui, batteria sotto il pianale, che è un plus poiché sposta il peso tutto in giù, quindi un baricentro abbastanza basso per quest'auto, che gli fa avere dei comportamenti davvero molto interessanti.
Quindi un'auto di segmento B che in questa versione garantisce una propulsione di 140 cavalli, 139-140 complessivi, si atterra da un motore termico ed un motore elettrico, grazie alla tecnologia Full Hybrid E-Tech di Renault. Ma prima di farvi vedere il motore davanti, anzi i motori davanti, vi spiego brevemente in cosa consiste questa tecnologia. In quest'auto ci sono sostanzialmente due motori di trazione. Questi due motori di trazione sono un termico e un elettrico. Il termico sviluppa una potenza di circa 90 cavalli, mentre l'elettrico di 49, 50, mettiamo 50, per una potenza complessiva appunto di 140 cavalli. Parliamo di un'auto con cambio automatico. E il cambio è un'altra delle particolarità di questa tecnologia, che secondo me la rende anche particolarmente efficiente, grazie al quale non c'è la frizione, cioè un cambio senza frizione. Senza scendere troppo nei dettagli tecnici, c'è una parte elettrica, ecco, che fa da sincronizzatore, quindi sincronizza due motori, termico ed elettrico, in modo da farli andare all'unisono e poter sommare la potenza di entrambi i motori. Vi faccio vedere il motore davanti perché secondo me è qualcosa di poetico. È o non è qualcosa di meraviglioso? Perché la tecnologia utilizzata qui secondo me è fantastica. I Renault sono riusciti a fare, in un'auto comunque accessibile a un prezzo competitivo, a metterci su una tecnologia secondo me veramente che svolta di brutto. Anzitutto, cosa vediamo qui? Vediamo il motore termico di Renault, un 1.6 tre cilindri che spinge fino a circa 90 cavalli, mentre questo è il motore elettrico. Combinati questi due buttano a terra 140 cavalli. 140 cavalli che riescono a spingere quest'auto tranquillamente al limite autostradale e anche molto oltre, con uno 0 a 100 in circa 9 secondi. In una segmento B, e quando vi dirò il prezzo a cui l'ho presa, rimarrete abbastanza stupiti, secondo me. Ma andiamo dentro e capiamo com'è all'interno quest'auto. Allora, iniziamo dal pannello porta, plastica. Qui troviamo plastica dura. Qui abbiamo di fondo plastica, ma come vedete è un materiale morbido, simil pelle, che comunque consente una guida abbastanza agevole, tranquilla e comoda. Mentre qui abbiamo plasticone comunque fatto per durare, si vede zigrinato, è tutto abbastanza zigrinato al tatto, ma si parla di plastica. Qui abbiamo una tasca non floccata all'interno, io qui ci lascio i guanti da utilizzare in caso di emergenza o in caso di forte freddo. E sempre su questo lato troviamo il comando per gli alzacristalli, che nella mia versione sono elettrici davanti, manuali dietro, e il controllo degli specchietti, che avviene qui internamente. Tramite questo pulsante posso decidere se aprire o chiudere gli specchietti, oltre l'impostazione automatica che li apre e chiude rispettivamente all'apertura e alla chiusura dell'auto. E poi, selezionando questo, vedete, questo, uno di questi due pulsanti, decido con questo controller quanto andare a modificare l'inclinazione dei due vetri. Come vi dicevo prima, lo specchio non fa blocco con il montante, quindi qui comunque una visibilità abbastanza buona, nonché il problema delle svolte strette può essere dato da questo montante, che non è cicciotto in sé, però io ho avuto qualche difficoltà in svolte abbastanza strette. All'interno invece cosa abbiamo? Allora, abbiamo, partendo da qui, bocchettone dell'aria condizionata, questi tre pulsanti qui rispettivamente Keep Line Assist, cioè uno degli ADAS, mantenimento di corsia. Qui invece ho l'impostazione del limitatore di velocità del cruise control, mentre qui altezza delle luci. Qui troviamo invece il comando per l'impostazione tipico Renault delle luci in automatico, eccetera, insomma i comandi classici. Troviamo poi il volante grande, mi piace, la corona è bella ampia, è morbido,
Volante che è diviso in due parti, con da questo lato tutti i comandi per gli ADAS in genere, mentre qui troviamo i comandi multimediali, quindi viva voce, apertura e chiusura chiamata. Questo pulsante serve a cambiare le impostazioni in quello schermo, qui vuoto nella mia versione, e poi le due frecce su e giù. Dall'altro lato abbiamo invece l'altro parte di comandi, quindi comandi tergicristallo, eccetera eccetera, e qui sotto invece lo storico satellite Renault, che devo dire io trovo comodo, alla fine trovo comodo, bisogna farci un po' l'abitudine, ma poter controllare il volume o il cambio stazione radio e la fonte soprattutto da qui, perché ovviamente qui posso selezionare tra digital radio, FM, AM, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, quindi secondo me è comodo, anche perché io mettendo la mano qui comunque ci arrivo più facilmente rispetto a dovermi spostare lì sullo schermo. Come mi sono trovato con questo volante? Abbastanza bene, è ergonomico, si impugna bene. L'unico problema, ma è un option, quindi si può tranquillamente inserire, è il fatto che è molto freddo in inverno. In inverno prendere l'auto alle 4 del mattino con meno 1 fuori vuol dire che qui si appoggia la mano e c'è il ghiaccio tendenzialmente. Al contrario, i sedili invece tendono a riscaldare davvero tanto, soprattutto in estate, quindi quando si prende l'auto con quella temperatura torrida, i sedili fanno sudare un bel po' anche durante i lunghi viaggi. Quindi prossima auto che acquisterò sicuramente metterò i due optional del volante riscaldato e dei sedili raffrescati, per volante che è regolabile anche in altezza ed in profondità. Cosa ho qui davanti? Qui davanti ho uno schermo da 7 pollici con la possibilità di personalizzare alcune informazioni che adesso vi farò vedere. Abbiamo qui l'indicatore della carica della batteria e l'indicatore del serbatoio. Vi ho detto prima che c'è il bocchettone della benzina e non quello della ricarica elettrica. Lo straconfermo, infatti la ricarica elettrica o in fase di frenata o talvolta, ma devo dire sono casi abbastanza sporadici, il motore stesso che carica la batteria. Questo è quello che si vede quando accendiamo l'auto. Ovviamente notate il fare manutenzione e quella spia gialla, perché annualmente Clio deve essere portata in officina a fare un controllo. Lei ci andrà tra 2 giorni. Come vedete, in 2 anni ho fatto la bellezza di 28.160 km, che non sono pochissimi, mi hanno consentito di vivere appieno quest'auto. Ma vi faccio vedere cosa posso andare a cambiare e modificare su questo schermo. Infatti, premendo questo pulsante, io qui posso tranquillamente andare a cambiare l'informazione sulla temperatura del motore, quando il motore sta ricaricando la batteria o quando è le ruote che la stanno andando a ricaricare, il consumo in diretta, in questo momento il consumo medio è di 5,4 litri su 100 km, oppure il quanto sto guidando green e quindi quando le batterie entrano nella fase di ricarica, o la foglia che appunto mi indica quanto sto guidando green. Qui invece posso vedere quali sono i chilometri che ho percorso finora in elettrico e la relativa velocità media. Posso poi inoltre andare a vedere quanto sto consumando in diretta, quindi 5,4 km litro in totale e il consumo attuale invece dall'ultimo viaggio. Posso ovviamente non far vedere alcuna informazione o avere qui la temperatura in diretta. Ovviamente io preferisco avere qualcosina qui, mentre da questo lato destro, posso unicamente decidere se vedere o meno la fonte audio. Invece posso selezionare i vari messaggi, che possono essere anche più di uno. Qui io posso vedere anche la modalità del selettore del cambio, che come vi ho detto prima, qui si parla di un'auto con cambio automatico, quindi banalmente appoggiando sul freno cambio le varie marce tra parcheggio, che simula sostanzialmente una prima innestata, la retromarcia che attiva anche la videocamera, ci arriviamo tra poco, neutra,
la modalità D, che sarebbe la modalità drive, che fa comportare l'auto più similmente ad un'auto termica in termini di rigenerazione della batteria. La rigenerazione non è male. La modalità B è quella che utilizzo nel 90% dei casi, che ricarica al massimo la batteria garantendo l'efficienza. Attenzione che la modalità B non è una modalità eco, la modalità eco c'è ed è una cosa a parte. Come vedrete, lo schermo centrale è diviso in tre parti. La parte blu indica il livello di frenata rigenerativa che adottiamo, dunque più andremo a frenare più questa barra si andrà a caricare e si illuminerà di blu andando verso l'interno. La parte verde invece indica quando il nostro motore e la nostra guida è all'interno di un range di efficienza, proprio del motore si intende principalmente della parte termica, mentre la parte bianca indica quando il motore non sta operando in un range di efficienza. Tendenzialmente la parte bianca si va ad illuminare solamente quando facciamo dei kick down, come è normalissimo che sia. Vediamo adesso la parte centrale della plancia. Qui troviamo un altro schermo da 7 pollici con un software che non è ovviamente di ultimissima generazione, parliamo comunque di un software del 2020 più o meno, che però ha ricevuto diversi aggiornamenti da quando l'ho acquistata, aggiornamenti che non sono stati senza qualche dolore. Con qualche aggiornamento ho avuto qualche problema, più che altro in termini di tempi di download e di installazione, download che avviene grazie a una SIM integrata all'interno dell'auto che consente anche la chiamata d'emergenza, una SIM Vodafone. Non potete condividere internet, è una connessione che ha solamente lui per i suoi servizi. Come è composto questo software? Molto basic. Come avete visto non è reattivissimissimo al tocco, ma comunque non è nemmeno una lumaca. Qui abbiamo una sorta di tendina delle notifiche, dove vedete c'è costantemente questo messaggio, ma appena ci clicco scompare, quindi un bug che ho da quando ho acquistato l'auto. Troviamo in alto l'indicatore della temperatura, il fatto che l'auto sia in questo momento connessa all'orario. Qui abbiamo i canali radio, che possono essere sia DAB che FM che AM, io ovviamente radio Kiss Kiss sempre, collegamento con lo smartphone, orario. E in questa finestra in teoria possiamo aggiungere anche dei widget che sono qualcosa di comodo, ma secondo me non abbastanza sfruttato in questa versione del software. Cliccando su modifica possiamo cambiare le pagine, inserire widget, insomma un'impostazione simile smartphone. Possiamo vedere quanto mettere grandi i widget, vedete? E da questo lato presettare o eliminare i vari widget. Ma l'infotainment finisce qui? Assolutamente no, poiché premendo qui noi entriamo nella sezione interna dell'infotainment, dove possiamo selezionare mirroring dello smartphone, utilizzato pochissimo poiché Android Auto si attiva in automatico quando lo collego con la USB, sezione radio, musica, telefono, app. Poi vedete qui la sezione app, ma non lasciatevi ingannare, poiché la sezione app altro non è che una sezione con una sola app, foto, che prende le foto da eventuali pendrive USB collegate qui. Anche qui secondo me tante potenzialità, ma veramente un software molto poco sfruttato. Abbiamo poi sezione info, dove mediante questa pagina posso andare a vedere quelle che sono le info sull'energia, ve le faccio vedere in diretta. Con i dati dal 7 ottobre 2022 vedete che ho percorso in elettrico 2419.6 km, che non sono per nulla pochi. Quest'auto con questa tecnologia consente di fare un po' di chilometri in elettrico, ci arriviamo tra pochissimo. Consumo medio, distanza totale, percorso in modalità elettrica, distanza media sempre in elettrico, insomma i dati che vi ho fatto vedere prima dal monitor centrale. Qui c'è uno schema più o meno di quando ricarica la batteria, ma qualcosa di molto più scenico che altro. E poi abbiamo le impostazioni che concernono gli ADAS. Da qui possiamo vedere l'assistenza alla guida, che io come vedete è quasi tutto attivato tranne la corsia, l'assistente di corsia. In genere il cruise control, l'assistente di corsia l'ho utilizzato pochissimo. Segnale stradale, perché lui legge mediante la camera che c'è qui sia i segnali stradali
che riconosce la distanza dai veicoli. Vedete infatti queste due linee qui in secondi con S? Ecco, grazie alla camera che è posizionata qui, lui riesce a riconoscere la distanza dal veicolo che ci precede, quindi da qui mi dice quanto sono distante, se sono distante in maniera corretta, qual è il tempo di frenata soprattutto. In base al tempo di frenata l'aura attorno alla S si colora di verde, di giallo, di rosso per indicarmi quando sono lontano il giusto o troppo vicino. Poi abbiamo la frenata attiva d'emergenza, che devo dire funziona, anche se qualche volta ho fatto qualche scherzetto di troppo, secondo me. A sola volta in 2 anni mi è capitato che si sia attivata senza che ce ne fosse il bisogno, probabilmente ha visto qualcosa, ma questo vuol dire anche che nel dubbio comunque l'auto ha un atteggiamento conservativo più sicuro, mentre spesse volte è entrato invece il beep del passante che ti sta per passare di lato, perché c'è anche questa funzione, cioè quando vede che c'è un passante da un lato della strada che sta attraversando, che lui pensa che stia attraversando, ti avvisa con un beep sonoro che in teoria precede poi la frenata di emergenza. Nella realtà dei fatti più di qualche volta capita che lui beepi senza che in realtà ci sia nulla per strada, probabilmente si confonde con qualcosa, ma davvero meglio così, meglio avere una misura di sicurezza in più e quindi magari ignorarla quando non è necessario che questa intervenga, anziché non averla. Poi abbiamo l'assistenza al parcheggio, come vedete i sensori io ce li ho anteriori e posteriori, non di lato, e le impostazioni della videocamera, dove posso, ecco, attivare le varie impostazioni per aiutarmi nell'arredro. L'1.8DR è molto piccolo, consiglio caldamente di acquistare la telecamera, c'era già inclusa nel mio allestimento, però prendetela possibilmente. Qui abbiamo alcune impostazioni, come vedete si possono selezionare anche più utenti e quindi ogni utente sarà abilitato a determinate funzioni e impostazioni personalizzate. Insomma, il software non è male, è ricco, io lo utilizzo nella maggior parte dei casi con Android Auto e devo dire che comunque non mi ha mai deluso. Quando è utilizzato con Android Auto va più che bene. Abbiamo poi qui sotto, come vi dicevo, modalità EV, che sostanzialmente forza la modalità elettrica. Questa utilizzata pochissimo, conviene attivarla quando per esempio si entra in aree pedonali dove è consentito il passaggio alle sole auto elettriche o comunque in ZTL. Però attenzione che premendo qui non è detto che si attivi sempre l'EV, in quanto per attivarsi, per forzare l'EV, comunque ci devono essere particolari condizioni, tra cui la carica della batteria ad un certo livello e la temperatura della batteria stessa ad un certo livello. In genere questa modalità io non l'ho quasi mai usata, se non per sperimentare, ma l'auto di per sé è molto intelligente e capisce quando attivare l'EV. Non attiva automaticamente la modalità eco, e meno male. La modalità eco sostanzialmente taglia i giri motore, l'ho utilizzata in casi di estrema emergenza quando stavo per rimanere a secco di benzina e ha funzionato davvero bene. Luci di emergenza e apertura e chiusura a porte. Qui sotto troviamo i controlli del clima, clima che nel mio caso non è automatico, partendo da qui aria più fredda fino ad andare alla parte più calda. Qui possiamo selezionare la velocità della vento, questi rotori che sono utilizzati anche nelle Dacia, insomma mi sembrano familiari, e da qui seleziono la tipologia di areazione, quindi solo piedi, piedi e dorso, piedi e vetro, eccetera eccetera. I vari pulsanti appunto del clima. Qui invece cosa troviamo? Troviamo la presa da 12 volt, la presa aux-in del jack, incredibile ancora ci sia, e due prese USB normali. Io qui vi ho lasciato un po' di cose per farvi capire quanto sia la capienza, che non è affatto male. Vedete, qui ancora c'è qualche ricordo del Covid, comunque ci sta, cioè nel senso qui c'è un foglio, una mascherina e una batteria portatile, ancora qui di spazio ce n'è. Io qui ci alloco lo smartphone, non c'è la ricarica a induzione, ripeto, nella mia versione. Questo invece è il cambio, che riporta qui le medesime modalità che vi ho fatto vedere sullo schermo. Comoda l'impugnatura, qui davanti c'è un pulsantino da premere necessariamente quando si vuole cambiare la modalità. Bocchette di areazione ed aria condizionata che funzionano davvero molto 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 bene, riescono a dare
un'aria fredda veramente efficace e l'aria calda altrettanto, se non una particolarità. Ho notato che soprattutto alle alte velocità, anche con tutto il sistema che in teoria dovrebbe essere chiuso, entra un po' di aria esterna, filtra un po' di aria esterna che esce in particolare da questo bocchettone e da questo, si compensa semplicemente accendendo l'aria e selezionando poi la temperatura che più ci aggrada. Tunnel centrale che vedete c'è, ma non così evidente, dove troviamo questo alloggio che, diciamo, sull'utilità ho qualche dubbio, due portabicchieri, qui ci stanno due bottiglie di acqua normali, non grandi bottigliette, e qui abbiamo un vanetto abbastanza profondo, non coperto, dove io ci alloco tranquillamente, due pacchetti di fazzolettini. Freno a mano, manuale, non è automatico, quindi non si toglie la partenza. Qui davanti abbiamo areazione e qui areazione. Insomma, a me in generale lo sviluppo della plancia non dispiace. Qui troviamo morbido, trama a rombi, curiosa, carina, non mi dispiace, ottima. Insomma, c'è il morbido dove è utile che ci sia. Qui abbiamo plastica, ma francamente chi se ne frega. Vano qui porta oggetti, come vedete è molto profondo, quindi dà anche un ottimo spazio, e questo, diciamo, replica la parte guidatore con il solo pulsante per questo vetro. In alto invece specchietto retrovisore con un minimo di cornici, non è automatico, ha la linguetta per abbassarlo in caso di abbaglianti dietro. Abbiamo poi le solite alette parasole con specchio, porta documenti molto comodo, le due luci qui alogene, perché Renault? Perché me le fate alogene? Vabbè, bisognava risparmiare, è meglio che abbiano risparmiato qui. La retrocamera è davvero molto buona. Ok, qui magari si vede il contorno della copertura della camera, ma devo dire che, come vedete, ha un raggio di visuale veramente molto buono. La qualità non è affatto male, anche al buio si riesce a vedere. E soprattutto ha questi, vedete, ha queste linee che consentono di far capire dove andrà l'auto, dove sta andando in questo momento e dove andrà con lo spostamento dello sterzo, dunque delle ruote. Quindi retrocamera assolutamente promossa, non ha visione a 360, non ha altri vezzi, è così bella, diretta, ma ottima, molto buona, perché come vedete il 1.8DR è molto piccolo e con gli specchietti certamente, ma questo è un aiuto non indifferente. Ovviamente abbiamo tutti i sistemi di sicurezza possibili e immaginabili, quindi airbag sul volante, airbag lato guidatore, insomma la configurazione di sicurezza è al top, e c'è anche il sensore di pressione degli pneumatici. Sostanzialmente questo sistema, che andrà inizializzato manualmente ad ogni gonfiaggio di gomme, ci indicherà quando la pressione degli pneumatici scenderà sotto una certa soglia, ed è un indicatore di eventuali forature dello stesso. Quindi ottimo, funziona, non indica quando gli pneumatici sono sgonfi, indica solamente dei cali di pressione anomali. Quindi ovviamente poi il controllo della pressione degli pneumatici andrà fatta sempre manualmente, ogni bimestre almeno, dipende dal tempo di utilizzo dell'auto, dalle condizioni, dalle temperature, insomma da vari fattori. Io consiglio in genere ogni 2-3 mesi di darla una controllatina alla pressione delle gomme. Ma come sono i sedili? I sedili non sono male, sono abbastanza comodi, con queste spalline qui non troppo pronunciate, che consentono comunque una guida abbastanza rilassata e tranquilla. Da notare la forma particolare del poggiatesta, un po' a virgola, che io francamente non ho trovato particolarmente comodo. Il sedile è buono, ok, ma ha un problema. Allora, cosa succede? Io, come vi ho detto, ho fatto parecchi viaggi, anche abbastanza lunghi, su quest'auto, e ho riscontrato un abnorme problema che si vorrebbe sistemare, ma io dico, Renault, mi fai delle auto di così grande qualità e poi mi cadi su queste cose.
cioè vedete qui, io comunque qui ho il poggiabraccio, quindi quando guido, quando faccio lunghi tragitti, cosa faccio? Poggio così e tengo comunque la mano in posizione corretta. Cosa succede però dall'altro lato? Non ho nulla. Quindi molto spesso mi ritrovo con la parte destra e la spalla destra soprattutto molto stanca ed il sedile non mette una pezza alla mancanza di un poggiabraccio che si vorrebbe avere, però se non erro era a parte, era un plus. Ora dico, va bene tutto, non è che non puoi guidare senza il poggiabraccio, però sarebbe stato sicuramente un plus alquanto gradito, o comunque non in generale, come questo sedile per i viaggi anche molto lunghi, e aggravato pure dalla mancanza di un poggiabraccio e quindi dalla stanchezza della spalla, comunque io non scenda dall'auto riposatissimo, ecco. Quindi secondo me qualcosina in più sui sedili si può fare, però di base non sono male, cioè non esco con la schiena rotta dopo 600 km, però, sportello che si apre quasi a 90 gradi, e salvo per questa forma, che comunque è data anche dalla presenza delle batterie, non si sta male, diciamo la salita non è comodissima, ma dentro non si sta male. Troviamo senza dubbio un'auto un po' più essenziale, plastica ma niente di morbido in nessun caso, nemmeno qui nel poggiabraccio. Le maniglie sono le stesse, ma si vede che c'è una qualità un po' più rustica, ecco. Inoltre il fatto che l'auto dietro vada a spiovere lo si vede anche dalla forma. Qui infatti la plastica è abbastanza cicciotta e qui va addirittura a stringere. Troviamo poi qui tasca con altro altoparlante. Qui troviamo la solita maniglia con gancio per i vestiti. L'altezza comunque è buona, si sta dietro, si sta abbastanza bene, cioè dietro attenzione non si sta male. Comunque qui troviamo una tasca, sedile impostato sulla mia altezza, io sono circa 1,66 e adoro comunque viaggiare abbastanza allungato, quindi io lo spazio ce l'ho, sono circa 3 dita, ma ad esempio a confronto rispetto alla Renault Clio che hanno i miei genitori, che è datata 2000, dietro io la trovo questa un po' più piccola, un po' più chiusa, che non vuol dire claustrofobica, ma diciamo con minori spazi sicuramente. Qui troviamo ovviamente poi gli agganci Isofix, comodissimi comunque da raggiungere, geniale l'idea di Renault di metterli così a sportellino. E il divanetto, che comunque non è male, cioè il divanetto non è scomodo, con poggiadesta che si possono alzare ed abbassare, e una anche composizione dei colori, delle cuciture, vedete queste cuciture a vista, che comunque fa capire che qui c'è stata un minimo di cura. E il bagagliaio? Beh, anzitutto il bagagliaio si può aprire anche dal telecomando mediante questo pulsante, tenendo premuto si apre, e aprendo il bagagliaio scopriamo un bagagliaio dove ho lasciato delle cose dentro per farvi vedere cosa ci può stare e cosa no. Ampio ma non ampissimo, nel senso che abbiamo un frazionamento 40-60 che amplia davvero in maniera immane la capienza. Voi pensate che io con quest'auto ci ho fatto 2 traslochi e mezzo, quindi è un'auto che comunque consente di portare anche degli alti carichi, non ha il carico passante. Lampada alogena, vabbè, gliela facciamo passare. Qui 2 gancetti per appendere qualcosa. Il retro è con della moquette, quindi qua troviamo moquette. Nel mio caso poi era anche incluso il kit di pronto soccorso, ottimo, solitamente questa è una cosa che si vede nelle auto premium, nel mio caso era già incluso, e il kit Renault in caso di emergenza. È una grande sorpresa che ho avuto in questa versione, ve la faccio vedere subito, è questa. Ragazzi, c'è la ruota di scorta e non si trova purtroppo ormai spessissimo, assieme anche ad un estintore che può tornare utile in caso di emergenza alla batteria, per quanto raro sia, ma per questioni di sicurezza e credo anche per obbligo normativo c'è. Come vedete la soglia di carico
non è bassissima, c'è, il gancio non è celato da alcuno scontrino, e qui abbiamo ovviamente plastica. Questo secondo me comunque non è un grosso problema, nel senso che, badando al sodo, al concreto, comunque questa è una parte che nel tempo sicuramente si andrà a deteriorare, ma ha importanza tanto quanto. Francamente preferisco avere la ruota di scorta e non magari una elaborazione un po' più particolare di questa parte. Sopra abbiamo il gancetto, comoda maniglia. Comunque questi, che si utilizzavano principalmente fino a qualche anno fa, e si mettono qui su, per capirci, qui sopra il vetro della portiera, sono la cosa più inutile in questo momento che ci sia. Non fateli mettere, ve lo sconsiglio, sono più delle seccature che altro. Nel mio caso poi si sono anche staccati mentre che ero in viaggio in autostrada, generando non poco pericolo. Li ho riposti qui, non servono sostanzialmente, poiché in caso di pioggia e qualora voleste un po' di aria in auto, basterà accendere la climatizzazione interna, che è anche molto efficiente, non consuma tantissimo e vi evita molti guai e problemi anche a livello di frusci aerodinamici che potrebbero penetrare in auto aprendo il finestrino ante magari un temporale, perché questi servivano sostanzialmente a parare dagli schizzi dell'acqua mantenendo il finestrino aperto. Erano appunto utili un tempo in cui la climatizzazione non era così efficiente né in termini di impatto di uso, né tantomeno in termini di consumi, ma adesso davvero sono ormai vetusti, roba del passato da non mettere, ve lo strasconsiglio. Ma come si guida quest'auto tutti i giorni? Quanto costa? So che questa è la domanda che vi state ponendo, e andiamo al sodo, concentrandoci, non è possibile fare diversamente, sulla particolare tecnologia che muove quest'auto, cioè la tecnologia Renault E-Tech. Questa tecnologia infatti consente un compromesso secondo me perfetto tra i vantaggi dell'elettrico e la comodità del termico, soprattutto nel sud Italia, dove l'infrastruttura elettrica è ancora troppo poco diffusa. Infatti la batteria elettrica si ricarica o in frenata, e ricarica davvero tanto in modalità B, sia davvero una frenata netta rilasciando il solo acceleratore. Non è una guida one pedal, su questo voglio essere chiaro, non è una guida one pedal, bisogna sempre premere il freno per fermarsi del tutto, ma si avvicina molto a una guida one pedal e ricarica davvero tanto. Questo ricaricare davvero tanto consente di raggiungere un'efficienza in termini di consumi non da poco, e di fare anche parecchi chilometri in elettrico. Infatti, in base alle condizioni anche della strada e allo stile di guida che l'auto comunque apprende col passare dei mesi, con quest'auto ci fate anche una decina di chilometri, non in totale elettrico, con un piccolo magari supporto del termico, ma nella maggior parte in elettrico, cioè in prevalenza elettrico, e ve ne accorgete dall'indicazione EV che vi comparirà a schermo. Si sente il passaggio da elettrico a termico, lo si sente sul pedale. L'auto è molto silenziosa a livello interno, il suono del motore entra dentro l'abitacolo solamente in situazioni veramente in cui si va ad alta velocità, principalmente dunque in autostrada, ma diversamente nella guida cittadina di tutti i giorni il motore termico non lo si sente nemmeno. Quindi è una tecnologia, fa la differenza, e fa la differenza anche grazie a quelli che sono i pro dell'elettrico, cioè la coppia immediata e una risposta del motore. Cioè, in città bisogna fare un sorpasso in brevi spazi, va in elettrico, l'elettrico dà quella spinta, e lo switch, lo ribadisco, tra elettrico e termico è molto intelligente, lo fa direttamente l'auto, e fino a che velocità si può andare al massimo in full electric, dà istruzioni, dà dati, fino a 70 km all'ora. Perché ho detto da dati? Perché in questi due anni mi è capitato che io andassi in elettrico anche oltre 70 all'ora, ma molto oltre. Una volta ad esempio mi è capitato di andare in elettrico a 110, ora, attenzione. Sono casi sporadici, in particolare quello dei 110 mi è capitato una sola volta, non so per quali condizioni particolari, però molte volte mi è capitato invece di andare a 80-90 in full electric, proprio col motore che era spento. Mi è capitato
quando stavo facendo strade pianeggianti o in discesa, ma pianeggianti, più pianeggianti che in discesa, e comunque non c'era caldo, diciamo, erano quelle condizioni ideali per far consumare poco l'auto. E quindi lui lo ha capito, ma anche non so se anche grazie alla telecamera che c'è sopra, anzi che c'è dietro lo specchietto, e ha attivato la modalità full electric. Si sente che in questi casi però il motore elettrico non è pensato per andare a quelle velocità. Cioè io sentivo che la macchina non ne aveva più, che l'elettrico, il motore elettrico non ne aveva più, perché proprio si sente che va al massimo, cioè proprio che non ce la fa più, che non riesce a dare più spinta, più spunto, più potenza. E allora, quali sono le situazioni ideali per quest'auto? Tendenzialmente tutte. In 2 anni io l'ho utilizzata su ogni tipologia di strada, dall'asfalto alle strade piene di buche, alla fanghiglia, alle strade bianche. Lei si è sempre comportata bene, benissimo. Lo sterzo è leggero in città, diventa una lama in autostrada. L'auto è molto sicura, ha l'ABS che funziona bene, molto bene. Ma anche l'auto in sé ha un comportamento molto sicuro nei cambi di direzione, non ha trasferimenti di carico strani, e non è un'auto che ha questa sicurezza limitando la potenza. Facciamo a capirci, non è una supercar, però può spingere in autostrada, immagini una Suburban, i 130 li supera tranquillamente. E mantenendo comunque sempre un atteggiamento sicuro, non ho per esempio avuto dei tremolii ad alte velocità, non ho avuto strani comportamenti entrando in curva a velocità sostenuta. Insomma, è un'auto che risponde bene, mi dà anche quel margine per correggere eventuali errori, quindi ti puoi permettere qualche sbavatura anche con una guida non del tutto ortodossa. Ma ovviamente tutto rose e fiori, no. Vi dirò 3 episodi in particolare che sono un po' l'altra faccia della medaglia di un'auto che comunque io sceglierei un altro miliardo di volte, perché davvero non mi ha mai in questi 2 anni lasciato a piedi, dato problemi. È stata un'auto in cui ci ho pure dormito durante le 8-10 ore di viaggio in piena notte. Quali sono quindi i contro? Partiamo da una cosa che può sembrare banale, ma poi utilizzandola con l'esperienza bisogna farci un po' l'abitudine. I freni. Cosa voglio dire? Voglio dire che i freni in quest'auto, principalmente se non la utilizzate spesse volte in autostrada, li utilizzerete poco e niente. Perché? Perché in città, in modalità B, praticamente quasi si ferma lasciando l'acceleratore, quindi il freno lo utilizzate proprio poco, quel minimo che serve semplicemente per tenere ferma l'auto, il che vuol dire sicuramente risparmiare in termini di pasticche, manutenzione, eccetera, senza dubbio. Però cosa succede? Il mio caso di specie, nello specifico, prendo l'auto da fermo, quindi auto fredda, freni freddi, e ho la fortuna che dove abito ho l'imbocco autostradale vicino. Quindi prendo l'auto, devo farmi la Salerno-Reggio Calabria. Ed entro in autostrada e inizio ad andare su di velocità. Nel momento in cui freno, soprattutto se devo fare frenate un po' più decise, io mi rendo conto che i freni sono freddi. E soprattutto poi in condizioni magari di quell'aria fredda, bella mattutina, che è proprio fredda, 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 ecco, non pioggia, proprio aria fredda, ti rendi conto facendo una frenata a velocità sostenuta che i freni sono freddi. Cosa succede? Non che l'auto beccheggi, questo diciamocelo chiaramente, non è che l'auto si impunta così, ma sento che i freni hanno qualche problema di mordente, di presa. L'auto vibra, un po' vibra in frenata, ma vibra proprio quel momento che serve per fare andare in temperatura i freni. In sostanza, questo mi ha mai generato qualche problema? No. Però è qualcosa su cui farci l'abitudine e tenerne conto. Secondo episodio, qui però un po' è stata una mia pecca. Cosa succede? Succede che i 140 cavalli di quest'auto sono dati dall'unione tra l'elettrico e il motore termico. Mi è capitato, nei primi mesi che avevo quest'auto, sono in autostrada, vado a sorpassare un camion, mi accorgo che
Subito dopo c'era l'indicazione che c'erano dei lavori in corso a circa 600 metri, quindi ho detto vabbè, con tutta questa potenza il camion lo passo. Non mi ero reso conto che però la carica della batteria era praticamente a zero. Mentre che sto sorpassando il camion, mi compare nel quadro il simbolo di una tartarughina, cosa rarissima perché l'ho cercato online ed è molto raro che accada. Che cosa voleva dire sostanzialmente? Voleva dire che la batteria, essendo scarica, non poteva più dare trazione al motore elettrico, quindi da quel momento l'unica trazione con cui mi sarei potuto muovere sarebbe stata quella del termico. Quindi sono passato all'improvviso da 140 a 90-91 cavalli del termico durante un sorpasso a 600 metri dalla strettoia di dei lavori in corso. Ne sono uscito tranquillo, abbastanza tranquillo, perché il camionista è stato intelligente e ha rallentato. Però questa cosa, presa all'improvviso, è stata un grosso problema lì per lì. E qui passiamo al terzo punto, cioè che, essendo la potenza totale di quest'auto generata dall'unione tra elettrico e termico, quando la batteria elettrica si scarica, e in autostrada si scarica, se state a 130 per 20 minuti si scarica, è normale, perché se voi non frenate, non lasciate un minimo l'acceleratore per farla andare in rigenerazione, il termico non ce la fa a dare trazione, a caricare anche la batteria, è normale, perché la potenza è quella. La batteria elettrica si scarica e non dà più trazione elettrica, si passa dai 140 ai 90 del termico e l'auto perde potenza. Cioè voi proprio vi rendete conto che non avete più potenza, sentite il calo di potenza e quindi il calo di velocità, che non è dato da una frenata, cioè proprio una mancanza di potenza. È qualcosa che l'auto gestisce, anzi, è molto bene. Facciamo a capirci, da 130 magari per 5 minuti dovrete guidare a 120, cioè parliamo di quest'ordine di cose, cioè non è che sono drammi, parliamo di quest'ordine di cose, ma succede. Un'ulteriore cosa da tenere a mente in questo sistema full hybrid è la questione della frenata rigenerativa, cioè cosa succede quando la batteria è più o meno a questo livello, è totalmente carica, la frenata rigenerativa anche in modalità B smette di funzionare. Questo vuol dire che rilasciando l'acceleratore si avrà alcun tipo di frenata e l'auto andrà come se fosse in folle, quindi con la marcia neutra inserita. Questa è una cosa da tenere bene a mente. Le prime volte che capitò a me, capitò in delle curve abbastanza ripide, non fu proprio una bella sorpresa. Basta a quel punto guidare l'auto unicamente col freno, cioè non è un grosso problema, però bisogna saperlo e bisogna tenerlo a mente. Questa è un'auto da famiglia che consente di fare la vita di tutti i giorni, cioè consente sì di fare il tragitto casa-lavoro, ma anche tranquillissimamente di fare lunghi viaggi. Lo avete visto quanti chilometri ho fatto in meno di 2 anni. Qualche cavallo in più mi avrebbe certamente fatto piacere, inoltre i motori Renault sono per me una garanzia assoluta e quindi ci sta. L'universo e l'assistenza Renault sono assolutamente validi, app e comoda, consente persino di prenotare le manutenzioni, gli interventi sull'auto direttamente online, e ha anche la funzione di geolocalizzazione dell'auto, utile in particolare nei parcheggi. Insomma, un'auto che sono felicissimo di aver acquistato, che mi ha dato e che mi sta dando davvero tante soddisfazioni, dove mi sento sicuro alla guida. Ma quanto ho pagato quest'auto? Bene, il prezzo che vi sto per dare vi sorprenderà, soprattutto se pensate che l'ho acquistata 2 anni fa. Quest'auto in totale mi è costata 19.000 euro, comprensivo di interessi per il finanziamento, ed è un prezzo che è veramente veramente ottimo. Quest'auto partiva da listino 2 anni fa da 24.000 euro con questo allestimento. Poi si sono incrociati diverse scontistiche, una scontistica da parte del concessionario, poi rottamazione, giovane età, partita I. E secondo me quest'auto potrà diventare un vero affare all'uscita di Clio 6. Ovviamente bisogna saper trovare l'offerta giusta, il concessionario adatto e mettere in fila, diciamo, anche tutti i vari incentivi possibili. Io vi dico solo che quest'auto se l'è battuta
con una Peugeot 208. Sostanzialmente ero curioso della Peugeot, la cosa che mi attirava in particolare era il volante piccolo, quindi ho sempre questa curiosità di voler provare il volante piccolo delle Peugeot. Ma poi cosa che mi ha fatto propendere per questa Renault Clio è stato proprio il prezzo. Peugeot aveva peraltro degli interessi molto più alti su un modello di auto che non era full electric, quindi avrei pure speso qualcosina in più in termini di consumi, e quindi alla fine l'offerta migliore era appunto quella di Renault. Per la cronaca, utilizzai la formula del valore garantito, che poi sostanzialmente funziona che è garantito il valore maxi rada finale dell'auto, e quindi diciamo un'offerta comoda, sì, ma lascia un po' il tempo che trova, perché comunque poi il valore minimo è quello, il concessionario poi valuta l'auto, quindi parte da quella base, ma non è che si discosterà molto da quella base. Diciamo un'offerta comoda, sì, ma secondo me un po' che lascia un po' il tempo che trova. E abbiamo visto insieme un'auto che secondo me è un'auto adatta alla maggior parte delle persone, adatta per tutti i contesti d'uso, un'auto sicura, accessibile, di qualità, che consente di viaggiare con il giusto piacere, togliendosi anche magari qualche soddisfazione. E voi cosa ne pensate di questa Renault Clio 5 E-Tech Full Hybrid? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Tra qualche settimana inizierà il campionato con il mio debutto ufficiale, mamma mia. Seguitemi sui social, su Instagram, dove pubblicherò gran parte dei contenuti, e iscrivetevi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. Io sono Breccaro, questa era la recensione della Renault Clio 5 e ci vediamo al prossimo video.